Alberto Bertoni è modenese classe 1955 e insegna all'Università di Bologna e durante questo suo insegnamento ha avuto modo di dedicarsi allo studio e alla critica letteraria. Ha studiato Filippo Tommaso Marinetti, i simbolisti del Novecento, le origini del verso libero italiano. Ha dato il suo contributo alla questione dionisottiana con una geografia letteraria tra Emilia e Romagna. E insomma, il filone del saggio è proseguito in senso accademico, ma nella sua poesia si fa viva e pulsante la memoria delle presenze intellettuali che sono state generate dall'Emilia Romagna, il ricordo di personaggi e amici che spesso fungono da dedicatari dei suoi versi, da Pier Vittorio Tondelli a Claudio Lolli, da Paolo Valesio a Edmondo Berselli, da Francesco Guccini a Niva Lorenzini, da Giancarlo Sissa a Vito Bonito, da Alberto Bevilacqua a Stefano Tassinari. È un'attitudine dedicatoria d'occasione che però si fonde nella poesia di Bertoni con l'impronta memorialistica, occasionistica, impressionistica migliore. Per esempio, i ricordi di Alzheimer del 2008. Alessandro Di Prima ha potuto parlare per questo libro di un ritmo di scrittura memoriale, se non proprio la sequenza esplicita di annales familiari, di un romanzo stagionale in versi. I ricordi di Alzheimer si concentra tutto nel toponimo di Modena. Sostanzialmente, poi, un'altra opera importante in questo senso è sicuramente Zandri del 2018, 10 anni dopo, dove le ceneri dei defunti e dei ricordi d'infanzia imbrattano il suolo della memoria del figlio per eccellenza, per disporre ordinatamente le tracce ancestrali di una lingua, il modenese, che per divieto genitoriale Bertoni bambino non poteva utilizzare. Eppure il padre, i ricordi di Alzheimer, avvia il proprio dialogo col figlio nel dialetto degli avi. Proprio nel momento in cui comincia a perdere la memoria a causa della malattia, divenendo prefigurazione atavica della propria morte. Quindi il dialetto, sia in Zandri dove è centrale, sia in Ricordi di Alzheimer dove diviene evocazione paterna, contribuisce a condensare le suggestioni contenutistiche legate alla terra natale con le suggestioni novecentiste sparse ovunque nel dettato poetico di Bertoni. Bertoni sembra in un certo senso rendersi perfettamente conto della dispersione dei sensi e dei detti e della reduplicazione post-veritativa dei dicibili, che non consente più di rintracciare oggigiorno un Virgilio, un Vate, che funga da guida ai dubbiosi nella selva oscura del post-contemporaneo, in cui siamo tutti più o meno consapevolmente dispersi. E allora sopravviene questo senso di posterità, questa consapevolezza che l'intellettuale, la poesia fiorita in questa decade retrocede a un sentire primo novecentesco di crisi, di età dell'ansia, maestri che pongono l'accento sull'assenza, sui vuoti, Montale, Caproni, Sereni e si aggiunge anche, volendo, Gozzano. Questa linea, tra cui emerge per Bertoni specialmente il dettato montaliano, è rintracciabile, spesso ma non sempre, anche nella forma di un ripercorrimento immaginifico, autonomo, ma ammiccante. E quindi abbiamo una direzione significante, dove la poesia assume in genere il valore di una difesa personale contro le deformazioni dell'esistenza, contro la perdita del filologico del reale. Una dichiarazione parziale di poetica Bertoni la dà, e in questo senso, anzi è più che adombrata, voglio dire, all'interno del volume La poesia del 2006, nel quale emerge una visione della parola versificata definita come sacca di resistenza per il preservarsi della nostra comune umanità, o come, sono parole di Bertoni, un'esperienza di scambio tanto forte non soltanto fra autore e lettore, ma fra inconscio e coscienza, mondo inventato e mondo reale, da non lasciare indenne nessuno degli elementi coinvolti, consegnandoli in un'esperienza di straniamento. La poetica di Maria Pia Quintavalla si snoda all'interno della dimensione della memoria, come precisa evocazione di situazioni, personaggi, temi dell'infanzia legati al proprio background culturale. Lei è poetessa milanese d'adozione, ma in realtà molto legata, visceralmente legata, alla propria città d'origine, che è Parma. E concepita come una sorta di mater polis archetipica, una grande madre terra, un'istituzione dell'inconscio in qualche modo, cui fare riferimento per sviluppare e completare il proprio sé. Questa tematica del ricordo e
della nostalgia nei confronti delle figure dell'infanzia ricorre in tutta l'opera di Maria Pia Quintavalla, a cominciare dall'album Feriale del 2005, per il quale Franco Loi associò criticamente le procedure poetiche contenute nel libro alla poesia di Patrizia Vicinelli e di Amelia Rosselli, per proseguire con China, uscito nel 2010, in cui l'aneddoto nostalgico era tutto incentrato intorno alla figura della madre, e per passare poi a un certo punto ai compianti del 2013, in cui il fulcro evocativo è, a differenza di Album Feriale, in cui l'onfalos, il centro tematico, era il quadro familiare al completo, beh, invece nei compianti il fulcro evocativo, dicevo, è rappresentato dalla presenza del padre, la cui drammaticità come figura è data dal contrario di un pater patratus di crudele memoria, anzi è assolutamente evocato il ricordo di un genitore dolce, un pilastro reso dalla figlia ormai nella propria orizzontalità immota, cristallizzato, cristificato in un'immobilità, nell'immobilità tipica della morte, una morte eternatrice ma non eternata, quella tipica della funzione perpetuante dell'arte attraverso il ricordo. Una sorta di deposizione quasi pittorica, figurativa, come accade nei compianti, appunto. E queste figure familiari assurgono al valore di evocazioni assolute, di imprinting caratteriali, sono veri e propri paradigmi e metafore attraverso cui la figlia, anch'essa archetipica, anch'essa figura istituzionale dell'inconscio, in termini junghiani, prende sostanza, assume identità. È attraverso il ricordo che siamo noi stessi, in qualche modo. È come se la poetessa volesse attribuire questa auctoritas suprema all'insegnamento a vivere che ci proviene dai nostri avi. La riflessione sulla morte che Maria Pia Quintavalla mette in atto recupera tali suggestioni all'interno di una sintesi ideologica incentrata sulla tematica classica della rimembranza, però questa rimembranza è intesa platonicamente come conservazione della sensazione, come quella capacità dell'anima, indipendentemente dal corpo, di provare, ritenere e rievocare quelle affezioni che un tempo ha provato insieme al corpo. E questo non è altro che una citazione platonica, in un qualche modo. Una potenza versificatrice plastica, materiale, riesce a rendere il senso e il valore della poesia, dei ricordi di Maria Pia Quintavalla.